Siamo il nostro dodicesimo ultimo incontro della seconda annualità e lo iniziamo nel segno della ricerca del sapere, che è la ricerca fondamentale dell'uomo. L'uomo vuole capire, vuole sapere, conoscere, un elemento centrale, fondamentale, che spesso nella nostra tradizione spirituale viene come dimenticato. E così la fede si trasforma in qualcosa di sentimentalistico, di superficiale, di moralistico, non si capisce. Almeno io faccio molta fatica a capire di che cosa si parla, mentre è semplice, si parla di conoscenza, si parla della più alta forma della conoscenza. La fede reale, che non è una credenza, non è credere di credere, ma è, come dovremmo avere incominciato a capire, uno stato dell'essere, un nuovo modo di essere e quindi di conoscere. La fede reale è la più alta conoscenza data all'uomo sulla terra. Se non sappiamo questo, che cosa andiamo a dire al mondo? Perché il mondo dovrebbe essere incuriosito da noi? Seriamente incuriosito, no? Così come una sorta di fenomeno sociale più o meno interessante, come ce ne sono tanti, no? Amnesty International, Emergency, no? Possono diventare più interessanti della Chiesa da questo punto di vista, no? Quindi se noi non ribadiamo, prima di tutto scoprendolo nella vita, che la via che il Cristo ha aperto è la più alta via di conoscenza che è data all'uomo e per questo è interessante, è molto difficile che avremo poi, come dire, la spinta ad andare nel mondo a dire: oh, vi dobbiamo dire una cosa, no? Vi dobbiamo comunicare una cosa che non sapete, detto questo Vangelo, no? Buona notizia. Quindi se tu sai qualcosa, hai una notizia, no? Quindi conosci qualcosa che gli altri non conoscono, una cosa straordinaria che può cambiare radicalmente la vita, perché se non la conosci la vita è in un modo e se la conosci la vita diventa in un altro modo. Se non hai questa consapevolezza, che cosa vai a dire al mondo? Che cosa gli vai a dire? Ma sì, io penso qualcosa, tu ne pensi un'altra, è uguale. E questo ti dà la spinta di annunciare? No. Quindi vedete che la perdita della esperienza della fede come conoscenza ha poi degli effetti molto duri sulla vita del cristianesimo storico ed è poi quello che stiamo sperimentando, cioè non è il futuro, è il passato. Il cristianesimo storico sta vivendo un collasso, questa è la verità.
è in una crisi terminale che non viene riconosciuta fino in fondo, ma che purtroppo poi dà i segni evidenti a livello sociologico, a livello ecclesiologico, a livello teologico, a livello artistico. Cioè, non c'è una parola di ispirazione cristiana che fiammeggi in questa notte oscura, o sono veramente molto poche, ci vuole veramente tanta fede. Però San Pietro, nella sua seconda lettera, proprio all'inizio della sua seconda lettera, dice: grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza. Quindi grazia e pace, che sono i doni fondamentali del risorto, quindi della nuova umanità, questa grazia e questa pace, che è ciò che cerchiamo. Darsi pace, no? Questo cerchiamo, anche se non conosciamo nemmeno fino in fondo l'abissale beatitudine della pace, ma la cerchiamo. Quindi San Pietro dice: questa grazia, che non è altro che la vita divina, la grazia non è chissà che, anche questo non si capisce mica, cioè almeno io non capisco quando mi parlano della grazia, non capisco. Forse non lo sanno manco quelli che ne parlano. Prego, si accomodi, meglio tardi che mai. La grazia non è altro che la vita divina, come la gloria non è altro che la vita divina, sono sinonimi. L'importante è averne una minima intuizione. È vita in pienezza la grazia, quindi è una luce, e la pace è l'esperienza del Dio, cioè dell'assoluto, come unità. Tutto è uno. Ora, questa è la pace. Quindi questi doni, grazia e pace, sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio. Cioè, è la conoscenza di Dio che mi dà questo. Nella conoscenza, in greco c'è una parola con una radice che è quella di gnosis, nella conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. Quindi questi doni sono dati nella conoscenza, in una conoscenza, è conoscenza. Senza questa conoscenza, anche quello che chiamiamo amore può essere semplicemente un sentimentalismo egoico o un umanitarismo con tutti i limiti e le ambiguità dell'amore umanistico, che noi diremmo in parte egoico e quindi molto pieno d'ombre. E il Siracide, prima, molti secoli prima di Pietro, diceva: la sapienza esalta i suoi figli e si prende cura di quanti la cercano. Chi la ama, ama la vita. Amare il sapere vero, la sapienza vera, vuol dire amare la vita, amare l'espansione della vita, perché la sapienza non si ha mai, non si possiede mai. La sapienza è un'espansione, la sapienza è una crescita, la sapienza è ricerca di sapienza. Chi cerca la sapienza ha la sapienza, non la possiedi, la ricerchi, e ricercandola la possiedi, non possedendola. Questa è la dinamica umana, della realtà umana. Quindi chi la ama, ama la vita, quanti la cercano solleciti, saranno ricolmi di gioia. Quindi il problema che noi affrontiamo è soltanto di metodo. Il nostro problema è come si cerca la verità, come si cerca la sapienza. Questo è il problema. E questo è il problema che affrontiamo anche fin dal primo incontro del primo anno nei nostri gruppi, quando iniziamo a dire: la ricerca della sapienza è un processo iniziatico.
la vera ricerca della sapienza non è solo uno sforzo intellettuale dell'io, ma è un processo fisico, organico, di trasformazione dell'io. Non puoi conoscere le profondità nemmeno del tuo essere e dell'essere se non inizi a trasformare la struttura ordinaria della tua mente. Non puoi conoscere Dio se non in una metanoia permanente, cioè in un rovesciamento costante del nous, dell'intelletto, della mente. La vera conoscenza è iniziatica, cioè la vera conoscenza è un processo di trasformazione del mio essere. Questo, vedete ragazzi, non è la nostra invenzione, questo è il cristianesimo. Questo pensa da sempre il cristianesimo, la teologia, lo scrive, lo dice. Il problema è che siamo ad una soglia in cui siamo chiamati a rivedere i metodi, a ricapire quello che già diciamo, a chiederci se quello che diciamo lo viviamo, se quello che scriviamo lo realizziamo, e a rispondere con sincerità no, in gran parte no, non lo viviamo, non lo realizziamo. E lo possiamo dire oggi perché siamo ad una soglia nuova di crescita, e quindi con serenità, non con autoflagellazione, né con spirito giudiziario nei confronti del passato, ma con lo spirito dell'adolescente che cresce e non gli va più di mettersi i pantaloncini corti, a meno che non vada al mare, come il nostro amico. No? Quando determinati abiti ti vanno stretti, perché stai crescendo, non è che te la prendi con l'infanzia, non è che maledici l'infanzia, se lo fai è perché sei proprio nei primissimi anni delle medie. Ma crescendo capisci che le età hanno diversi bisogni, e l'età collettiva che stiamo raggiungendo richiede e rende possibile un sapere più adulto, una conoscenza del mistero più realizzata, e quindi le forme precedenti ci vanno strette. Tutto qui. Eccoci arrivati all'ultimo incontro del memorabile secondo anno del nostro triennio di base, che come avete cominciato a capire e i praticanti più avanzati sanno, è l'anno in cui ci focalizziamo preminentemente su quello che chiamiamo io in relazione. Perché il triennio di base è una grande architettura, che la si capisce più te ne distanzi. Quando ci sei dentro non la vedi, è difficile da vedere, però più la frequenti, la capisci, la penetri, più capisci che è come un'architettura in cui nella prima annualità si lavora molto su quello che chiamiamo io in conversione, quindi sul riconoscimento delle forme difensive preeminentemente. Nel secondo anno si lavora molto su quella che chiamiamo anche scelta di fede, io in relazione, quindi il mio io che rinasce nella parola rivelata, quindi nello spirito che la parola rivelata mi dona, come nuova umanità, un po' più realizzata, quindi il mistero del battesimo che diventa però qualcosa di un pochino più realizzato. E nella terza annualità, come vedrete, ci soffermeremo ancora di più sull'io in Cristo, cioè chi divento io
chi sto diventando io se faccio questo lavoro in una maniera un pochino più seria, consapevole? Chi sono io in Cristo? Cioè, chi sono io nella verità della mia natura? Che sono venuto a fare sulla terra? Perché scopriremo che la domanda chi sono io non è una domanda astratta che attenda una risposta, chiamiamola filosofica in senso classico, ma è una domanda che chiede più sulla mia missione, cioè l'identità umana messianica, l'identità che si va configurando nella sua novità cristica, è una missione, cioè è una vocazione. Io sono inviato. Ecco, noi alla fine su questa terra non è che diremo io sono due punti questo e questo come una formula, no, ma capiremo che ognuno è inviato. Ci furono dei versi molto giovanili nella mia vita, che però sono quei versi che segnano un destino, appunto, in cui mi arrivò questa sorta di illuminazione che diceva: non seppe mai chi era, ma che fu inviato. E questo lo faremo l'anno prossimo. Adesso invece, oggi, concluderemo il nostro lavoro sull'ombra, lavoro che abbiamo iniziato dopo la svolta di metà anno, in quanto il confronto con le parti più oscure del nostro essere lo facciamo nel nostro percorso solo dopo che abbiamo contattato il principio della nostra nuova umanità, cioè solo quella potenza intelligente che è la nostra nuova umanità, il Christos en humin, di cui parla San Paolo, il Cristo in voi, che è la vita. Non fatevi, vi prego, non fatevi immagini, non fatevi subito santini nella capoccia, compaiono, ma lasciamoli tranquillamente andare, non è quello di cui sto parlando. Se volete capire, se vogliamo capire di cosa stiamo parlando, pensate al battito cardiaco, è più vicino al mistero di Cristo, del Cristo vivente qua, non del Cristo che sta non si sa dove, nelle idee di qualche poveraccio malato. Il Cristo è la vita crescente, questa vita crescente, questa che sta appunto nel battito cardiaco, nel nostro anelito di conoscenza, nell'insofferenza, questo. Niente di fuori, niente di astratto, niente che sta da qualche altra parte, no, sta tutto qua, tutto nel corpo, tutto dentro, tutto fuori. Dentro e fuori sono metafore. Cosa è dentro, cosa è fuori? Le stelle sono dentro o sono fuori? Siamo sicuri che sono fuori? L'astrologia millenaria ci dice che sono anche dentro. Ma sono tutte bugie, ma dai, c'è la scienza. Mi ricordo un prete, caro amico, che rideva dell'astrologia. E io gli dissi: ma scusa, caro amico mio, ma noi pensiamo che gli astri li ha creati Dio o no? No? Allora perché Dio ha creato il sistema solare? Perché ha creato Venere? Perché ha creato Mercurio, Giove, Saturno, Urano, Plutone? Così, così, per sbaglio? Non hanno alcun senso? Sei sicuro? Non è bizzarro credere che sia un padre premuroso che si cura delle minime cose, no? Come dice il Cristo, no? Pure del passerotto, e poi crea un sistema planetario del tutto inutile, che non ha nessun rapporto né con lui né con me. Un po' strano, no? Però la scienza, e che è la scienza? E da quando è la scienza empirica che ci detta il sapere iniziatico? Casomai è il contrario, la scienza empirica nasce dal sapere iniziatico, erano tutti iniziati, tutti, Galileo Galilei, Copernico, Keplero, erano tutti astrologi. Galileo faceva gli oroscopi, Newton, pure Newton ne parliamo.
Leibniz non ne parliamo. Quindi tutto lo scià, tutte balle, determinate da ignoranza crassa e grassa. Ok, no, noi oggi ci occuperemo invece finalmente, cioè infine, in modo definitivo, della nostra ombra, che abbiamo incominciato a sondare alla luce di quella intelligenza che sta riformulando tutta la materia e quindi anche la mia materia psichica, la sta riorganizzando. Questo è importante da capire, e questo è un pochino il disegno. Il nostro assetto psichico, nell'ordine della scissione, è un assetto diviso tra una parte difensiva, una maschera, chiamiamo noi, e una parte d'ombra, un furore di emozioni più o meno caotiche, dentro le quali c'è di tutto, ragazzi, non è che c'è soltanto il male. C'è la rabbia, c'è il risentimento, ma c'è anche tanta sana aggressività compressa, tanta sana sessualità compressa e diventata selvatica, perché compressa. L'ordine dell'integrazione è l'ordine attraverso il quale nel corpo di Cristo, nuova umanità, questo, non fatevi subito immagini, stiamo sempre qua, in questo corpo qua, tolta la scissione, morti alla morte e al peccato, con te rinati adesso in questo corpo di rigenerazione, tutte le materie, sia quelle della mia difesa che quelle furenti compresse, vengono semplicemente riorganizzate. Quel principio è in grado di fare questo, non io. Io non sono in grado di riorganizzare tutte le materie della mia psiche, io posso semplicemente dispormi al miracolo, cioè un miracolo, una ricreazione di me che è attuata, continuamente attuata. Questo è il processo iniziatico cristiano. Quindi io in conversione mi rendo conto delle mie strutture distorte, io in relazione muoio a queste e credo, rinunci, il battesimo, rinunci a questa, a questo, rinunci alle tue strutture difensive, rinunci a fare sempre finta che, fingere, a condiscendere, distanziarti, scappare, rinunci a tutto questo perché capisci che non serve a un cavolo e peggiora le cose, cioè non è una rinuncia difficile. Iniziaticamente è rinunciare a quello che capisci che non serve a niente, che non ti ha aiutato nella vita, non ti ha dato gioia. Quindi è una rinuncia che poi pian pianino diventa sempre più facile. Rinunci a che? No? Diceva il vecchio Marx, rinunci, perdi solo le tue catene. Rinunci a che? Alle gabbie, rinunci agli inganni, rinunci alle menzogne, sì, e non è facile, perché queste cose sono diventate corpo, psiche, sentimenti, quindi lo sappiamo, non è facile. In questo modo entri nello spirito della nuova umanità, ricevi questa luce di vita che è in grado di riorganizzare il tutto, riorganizzare il corpo. Perciò noi crediamo in un corpo risorto, non è una riorganizzazione solo di una parte, no? L'anima, lo spirito e questo mondo, il corpo, la materia è lasciata alla sua, diciamo, alienazione strutturale. No. Tutto viene rifatto, ricreato in un atto creativo che ha la stessa potenza della creazione. Per il cristianesimo la redenzione è un processo che ha la stessa potenza della creazione, è una nuova creazione in atto. Ok? Ora, noi riteniamo che questo sia un momento nuovo in cui questa cosa deve in un certo senso avvenire in modo più consapevole. Perché? Perché l'assetto egoico sta drammaticamente tracollando. Cioè le strutture psichiche, le strutture politiche, le strutture
filosofiche, teologiche, in gran parte ancora egoiche, specialmente lungo il XX secolo, tracollano in maniera terribile, manifestano la loro incapacità. E che cosa succede? Succede che l'indebolimento della maschera, l'indebolimento di quella mezza luna, come noi disegniamo la struttura difensiva, fa emergere nel mondo tutta la roba che c'è dietro. Ecco perché il XX secolo è un secolo terribile, perché irrompe nella scena del mondo in una maniera come forse mai era accaduta quella che chiamiamo ombra. Io credo che il XX secolo non sia comprensibile se non così. Non sia comprensibile. Infatti non c'è una interpretazione ragionevole delle cose accadute lungo il XX secolo, lette in modo sinottico, mi capite? Tutte insieme. Che cosa accade nel XX secolo? Che cosa accade nella musica, la dodecafonia, se non un'irruzione di aree, potremmo dire, inconsce, no? E caotiche nell'armonia storico-musicale precedente. Che cosa accade nella filosofia con l'irruzione di Nietzsche, dell'ispirazione inconscia, se volete del demonismo? Cioè il XX secolo si può studiare anche in modo demonologico, ma non è che lo dico io, lo dicono i grandi del XX secolo. Cioè Antonin Artaud diceva esplicitamente: io sono un posseduto. E quando Rimbaud dice «Je est un autre», dice: ma quest'autre chi è? Parla di Satana nella Saison en Enfer, parla di Cristo e di Satana, degli angeli e dei demoni, esplicitamente, come il surrealismo, come il simbolismo, come la psicoanalisi che va a sondare gli inferi. Ma che cos'è il nazismo? Cos'è? Lo vogliamo interpretare così, come oggi si fa? Non si capisce, il male assoluto. Ma come mai questo male? Che cos'è sto male assoluto? Questi erano uomini intelligenti, molto, chi li animava? Che spiriti potenti, potentissimi, animavano queste persone? Ecco, noi abbiamo delle chiavi interpretative. Le grandi energie psico-spirituali compresse dalla struttura egoica dell'io occidentale irrompono dalle crepe di questa soggettività ormai incapace di contenere, incapace di crescere. Può crescere soltanto nella crepa di sé, crepando, potremmo dire. L'ego oggi, da tempo, può crescere solo crepando. Questa è la psicoanalisi, l'emersione dell'inconscio. Nel 1939, tanto per parlare di sincronicità, viene scoperto Plutone. Plutone. Capite Plutone? Chi è Plutone? Oh, che brava, il dio degli inferi, guarda un po', il dio degli inferi viene scoperto solo nel 1939, sarà un caso, è un caso, è anche un caso che Urano invece viene scoperto negli anni 90 del Settecento invece, guarda un po', e chi è Urano? Il dio della rivoluzione, il dio del rovesciamento, e viene scoperto, guarda un po', durante la rivoluzione francese. È un altro caso. Invece Nettuno viene scoperto intorno al 1846, guarda un po', e chi è Nettuno? L'oceano, le masse, l'inconscio. E cosa succede due anni dopo in Europa, nel 1848? I grandi sono movimenti di massa, le masse che irrompono nella storia, ma sono casi, capite? Quindi che cosa accade?
in modo eclatante nel XX secolo. L'ego strutturale, che a livello storico è l'io borghese, cristiano borghese, tracolla nel suo trionfo, trionfa, no? E tracolla insieme la Belle Époque, la grande esposizione universale del 1900, che celebrava le sorti progressive della tecnologia e della pace. La pace, pace tra i popoli. Le stesse boiate che continuano a dire adesso, le dicevano anche allora, ed erano sempre gli stessi deficienti, potenti di tutti i tipi, religiosi e politici, sempre uguale, completamente deficienti. Non capiscono niente, poverini. Purtroppo governano il mondo, quindi è una catastrofe che il mondo sia in mano a deficienti quando va bene, a criminali deficienti quando va male. Perché i criminali sono tutti deficienti strutturalmente, mancano di luce, no? Il criminale è un cieco. Quindi questo accade. Il XX secolo è l'irruzione di zone d'ombra che si chiamano anche Hyde. Noi facciamo riferimento, come sapete, al racconto di Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché è una grande profezia di tutto ciò. Dr. Jekyll e Mr. Hyde ci racconta come il Dr. Jekyll, uomo scientista inglese, no, della età vittoriana, della più grande nazione che in quel momento ha il potere nel mondo, l'impero vittoriano, che ormai domina tutto il pianeta a livello politico e anche pian pianino a livello industriale e poi finanziario e scientifico, questo dottor Jekyll viene pian pianino invaso da dentro dalla sua ombra, dal suo lato nascosto, Mr. Hyde, e piano piano l'ombra, Mr. Hyde, lo distrugge, perché muore il dottor Jekyll e muore anche Mr. Hyde, perché sono la stessa cosa, cioè l'ordine della scissione. Negli stessi anni Dostoevsky scrive I demoni o i demoni, a secondo di come lo volete dire, che è la stessa cosa, cioè lui vede che la società liberale occidentalizzata russa, che lui odia, Dostoevsky, essendo un reazionario sostanzialmente si direbbe oggi, spesso i reazionari nel mondo vedono molto più lontano, poi sbagliano per certi versi, però è così. Dante era sicuramente un reazionario, era uno che rimpiangeva l'impero germanico mentre nascevano i comuni. Quindi bisogna stare attenti, no? Leopardi veniva da una famiglia di papalini e rideva sulle sorti progressive dei progressisti, quindi bisogna stare attenti perché la storia è bizzarra. Talvolta i progressisti vedono poco, i reazionari vedono di più, anche se poi hanno torti ovviamente, no? È ambigua, la storia è ambigua, quindi diffidate di chi la semplifica, perché non è mai così. Ma che c'entra questo? Che stava lì? I demoni, brava. Dostoevsky era un reazionario, cioè era uno che non voleva l'occidentalizzazione della Russia, e quindi racconta la storia di Trofimovic, che è un liberale, un bravo uomo liberale, che però dal punto di vista di Dostoevsky sta impoverendo la tradizione russa e specialmente la spiritualità russa, e i figli di questi liberali sono i nichilisti terroristi, i demoni. Come dire, un certo liberalismo, un certo nichilismo, un certo relativismo poi produce i suoi mostri, cosa che abbiamo visto ciclicamente avvenire, non è che è accaduta solo una volta. Quindi il Novecento è questo, e qual è il problema che voglio però sottoporre alla vostra meditazione, perché poi diventa una questione autoconoscitiva. Il problema è che lungo il XX secolo, anche prima in realtà, diciamo anche il XIX per certi versi,
Che cosa accade? Accade che la crisi della maschera, ok? La crisi della morale, la crisi delle istituzioni ha portato e può portare all'esaltazione dell'ombra. Cioè ci si illude, si crede che la soluzione alla crisi della maschera, alla crisi della falsità, sia l'identificarci con l'ombra. E se voi pensate, anche qui la storia sinottica del XX secolo è così. Cioè abbiamo esaltato ogni forma di abominio, no? A quale Dio mi dovrò sottoporre, diceva appunto Rimbaud, no? Quali crimini devo commettere? Cioè chi è l'eroe? Chi sono gli eroi? Dov'è il coetico del XX secolo? Spesso è l'ombra, la trasgressione, no? È Madame Bovary interessante, cioè un'adultera, è l'adultera interessante, è difficile trovare un romanzo su una brava madre di famiglia, è molto difficile trovare dei racconti interessanti su persone, virgolette, normale, perché la normalità diventa sospetta, molto sospetta, perché è maschera, ipocrisia, falsità. Quindi il grande pericolo in questa fase è che la nausea per la maschera, quindi la percezione della falsità delle strutture, ci porti a identificarci con le nostre parti d'ombra che poi assumono anche caratteri storici e culturali. Ecco il nazismo, per esempio, o il fascismo, o anche il comunismo, per altri aspetti. Cioè, percepiamo che un certo assetto di mondo e di me non funziona ed è falso, non ha vita, e ci illudiamo che la verità sia in quelle energie più vulcaniche che percepiamo e che hanno il carattere spesso della distruzione, della violenza, della rabbia, della ribellione violenta. Crediamo così di liberarci. Guardate il XX secolo in questa chiave, no? Ma anche quello politico, ma anche quello poetico. Ma anche quello estetico. Quello estetico, certamente, certamente. Diventa estetico l'abominio, diventa estetica la trasgressione, cioè la bruttezza. Diventa interessante mettere i baffi alla Gioconda, lo sberleffo, l'insulto, l'aggressione, la merda d'artista è il colmo, ma anche, come dire, il gesto assurdo, la guerra, perché la guerra ha esaltato nel Novecento in una maniera che secondo me è inedita? Proprio perché sembrava a tanti giovani, anche intelligenti ragazzi, molto intelligenti, una via di uscita da questa cappa di maschera in cui l'Europa sembrava imprigionata. Questo ti fa capire quello che per noi è assurdo, no? La bellezza della guerra, vissuta da poeti, ragazzi, non sto parlando dei deficienti che ci sono sempre nella storia, ma da grandi personalità. E qui appunto volevo leggervi brevemente la pagina di Stevenson, che raccontando il suo primo incontro con Hyde, con se stesso, con la propria parte d'ombra, ci dice delle cose utili su questo punto. Il lato malvagio della mia natura, al quale avevo ora trasferito libertà di agire, era meno robusto e meno sviluppato della parte migliore che avevo appena lasciata. Per di più, nel corso della mia esistenza, che era stata per il 90% una vita di sacrifici, virtù e misura,
Chissà quali strategie difensive aveva il dottor Jekyll, no? Per avere fatto una vita al 90% di sacrifici, virtù e misura. Noi abbiamo i nostri dubbi su queste parole, arrivati alla fine del secondo anno. Sappiamo che forse questa virtù, questo sacrificio, non era proprio qualcosa che veniva dal più profondo dello spirito, ma forse veniva da paure e terrori. E quindi il signor Jekyll aveva compresso nella sua vita Mr. Hyde non da poco, come poi vedremo. Diciamo, ognuno c'ha il Mr. Hyde che si merita. Forse se avesse fatto una vita un po' meno di sacrifici e virtù e misura forzati, avrebbe un Mr. Hyde un po' meno pericoloso. Quindi aveva avuto questa parte cattiva molte meno opportunità di esercitarsi o di stancarsi, l'aveva tenuta lì, perciò era più piccolo e più giovane. Eppure, quando guardavo quell'idolo orripilante, quando guarda la sua ombra, ero consapevole di non provare ripugnanza, anzi un fremito di entusiasmo. Guardate quanto è bravo Stevenson. Come cavolo è possibile che tu abbia un fremito di entusiasmo? Perché hai un fremito di entusiasmo? Te lo spiega. Anche questo ero io. Sembrava spontaneo e umano, cioè alla maschera alcuni caratteri dell'ombra sembrano molto più spontanei, lo sono in realtà, perché come sappiamo le aree d'ombra spesso sono più vicine alle sorgenti del nostro cuore e quindi la maschera, diciamo, è un'area particolarmente fredda, particolarmente distante, glaciale. Ecco perché vi sembra più umano e più spontaneo. Ma ai miei occhi assumeva uno spirito più vivace. È più vivace! La maschera è una cosa terribile. Quella è più vivace. Il male, agli occhi della maschera, è più interessante. Agli occhi della maschera, però. Sembrava avere un aspetto, questo è interessante, sembrava avere un aspetto più preciso e omogeneo di quello imperfetto e diviso che fino a quel momento ero abituato a chiamare il mio. Cioè, sembra che l'ombra sappia più chiaramente quello che vuole. Stuprare e uccidere. C'ha le idee chiare. Infatti Hyde stupra, uccide, asservisce una ragazza fino alla morte, fa quello che, e questo in fondo quello che voleva Jekyll. E quindi il male appare più preciso, più omogeneo, più determinato, fa quello che vuole, mentre la maschera si sente divisa, voglio questo, voglio quello, sono quello, non sa, non si capisce. E questo, diciamo, spiega il fascino dell'ombra nel XX secolo. Noi non capiamo un cavolo, a mio parere, dell'estetica, della politica, della psicoanalisi, delle ricerche sull'inconscio, dell'emersione del demonismo, che è fortissimo nel XX secolo, in tutti gli ambiti. Ma non è che nasce con la musica rock satanista degli ultimi 30-40 anni. Hai voglia? E chi ha memoria? Questa fascinazione c'è in Byron, c'è in Faust. Il rapporto con l'ombra e con l'ombra demonica non è una cosa che nasce adesso, è una lunga storia che purtroppo pian pianino perde la memoria di sé, per cui noi oggi siamo da un certo punto di vista dentro questo demonismo senza manco saperlo. Siamo tranquillamente dentro una zona culturale d'ombra, cioè di trasgressione intesa come liberazione,
che è assolutamente inconscia, totalmente inconscia. Ed è per questo che il nostro lavoro, a mio parere, oggi è anche di straordinario rilievo. Cioè noi oggi dobbiamo, prima di tutto sperimentare, ma poi anche annunciare, che non c'è solo la maschera e l'ombra, non c'è solo conformismo e trasgressione, non siamo cioè chiusi tutti dentro l'ordine della scissione, per cui l'alternativa è essere, diciamo, fammi stare zitto a non farmi fare esempi. Cioè, l'alternativa non è tra la retorica risorgimentale, no, dei politici migliori italiani e Dexter, cioè il serial televisivo del serial killer, come oggi ci fanno credere. Perché oggi tu prendi un quotidiano, no? Tu prendi Repubblica per esempio, un quotidiano in Corriere della Sera uguale. Che cosa vedi? Vedi nelle pagine iniziali la maschera, no? I politici che ti parlano, no? La Repubblica, abbiamo festeggiato i 70 anni della Repubblica, i valori della Costituzione, tutte cose vere, ma tutte cose che di maschera, o dette così, no? Che in sé non siano vere, ma di maschera, tu li vedi, no? Questi soggetti, sono imbalsamati, sono morti, specialmente nelle più alte istanze, sono più morti, cioè più sali, più sono morti. Al vertice ci stanno proprio i morti, i cadaveri proprio ambulanti che li portano, come dice Crozza, no? Li portano. Quindi, alle prime pagine ci stanno i cadaveri che ti fanno i discorsi come se fossimo nel peggiore risorgimento, che già era noioso al tempo di Carducci. Cioè già Carducci è noiosissimo da questo punto di vista, e siamo agli inizi del XX secolo. Agli inizi del XXI secolo è una cosa da coma. Poi giri le pagine, vai nelle pagine culturali o degli spettacoli o dell'arte e vai nel Luna Park di Sodoma e Gomorra, no? Trasgressioni di ogni tipo, cioè se vuoi avere un minimo spazio, come minimo devi essere un transessuale, però devi essere un transessuale maschio che vuole essere donna, però vuole anche la barba. Quindi è un travestito che vuole essere una donna, è un uomo che vuole essere una donna, però con la barba e i baffi. Ecco, questo è il minimo per avere attenzione a livello della cultura. E nessuno che chiede, ma come stanno insieme queste due cose? Scusate, come mai di qua siamo nel risorgimento più noioso e poi andiamo di qua e siamo al parco giochi di Gomorra, appunto? No? Nessuno te lo spiega, è normale. Tu devi essere etico, molto etico, per carità, devi essere buono, devi amare la Costituzione e gli immigrati, tutti gli immigrati, e portarteli possibilmente tutti a casa tua, tutti, no qualcuno, tutti. E siccome De Masi ha fatto lo studio su quanti sono questi tutti, scientificamente, cioè quante sono oggi le persone che secondo il concetto dei tutti stanno per imbarcarsi, cioè le persone che scappano dalla guerra ma scappano anche dalle condizioni, diciamo, di povertà o di miseria, sono 590 milioni. Quindi ci dobbiamo prendere 590 milioni in Europa. Può darsi. Io vedo anche questo come un fenomeno tragico dell'emersione dell'ombra, cioè anche questa è un'ombra che arriva in Europa, no? Non le persone ovviamente, mi capite? Però è un'ombra, vengono dall'Africa nera, vengono. Noi l'abbiamo rimossa tutta questa questione. Per quanto tempo l'abbiamo rimossa? L'abbiamo compressa, l'abbiamo sfruttata, l'abbiamo. E adesso ce la ritroviamo a casa, quindi tutto torna, tutto. Ma anche questo non è una novità. Questo è in questa chiave che dovremmo leggere le guerre mondiali, i totalitarismi, l'arte, la psicoanalisi, tutta la sinottica del XX secolo, per arrivare però a dire quello che stiamo dicendo. Non c'è nell'uomo solo l'ordine della scissione, l'alternativa non è soltanto fra conformismo e trasgressione, insomma fra Mattarella e Dexter. Non c'è solo questo, se no saremmo veramente fregati e perduti, saremmo pazzi come siamo e non ci sarebbe alternativa.
Noi sappiamo invece, sperimentiamo e dobbiamo sperimentare in una maniera travolgente per dire e creare una cultura travolgente che c'è una terza dimensione nella profondità dell'uomo, c'è una potenza di integrazione, c'è uno spirito di nuova umanità che può integrare queste parti catastrofiche nella loro scissione, laceranti nella loro scissione, che producono alternativamente nella storia la prevalenza di quella che io ho chiamato la macchietta come figura storica tragica, che è il Trofimovic di turno, il nichilista, il relativista, quello che crede di poter fare a meno di ogni senso, che poi si alterna allo sgherro ciclicamente. Le macchiette della Belle Époque, questi signorini tutti carini, tutti progressisti, scientisti, razionalisti e moralisti, nell'arco di pochi anni si sono trovati a massacrarsi nelle frontiere e nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, che è stata la più grande macelleria della storia. Erano gli stessi che nel 1900, nel 1905 proclamavano che avevamo raggiunto la pace universale, no? Perché erano 40 anni che in Europa non c'era la guerra, e nell'arco di meno di 10 anni hanno dato vita al fascismo, al bolscevismo, alla Prima Guerra Mondiale. Dopodiché, negli anni 30, di nuovo sembrava a qualcuno che le cose si fossero tranquillizzate, e sono gli anni dei telefoni bianchi, sono gli anni dell'uomo della provvidenza, sono gli anni in cui sono tutti cattivi, tutti carini, tutti buoni, tra virgolette. Solo alcuni poeti negli anni 30 continuano a gridare. Datevi a vedere i documenti, come poi vedranno i nostri. Chi negli anni 30 dice: guardate che stiamo andando verso una catastrofe terrificante? Dylan Thomas, per esempio, nel 1934, a 19 anni, mentre in Inghilterra si celebra la vittoria, tutti, e lui dice: siete completamente scemi, non vi rendete conto di cosa stiamo preparando. Eliot, che scrive Il mercoledì delle ceneri, e dice: noi siamo uomini vuoti, siamo teste di paglia. E pochi anni dopo l'Europa di nuovo precipita nell'orrore della Seconda Guerra Mondiale, dei campi di sterminio, di tutto quello che ha distrutto praticamente proprio fisicamente l'Europa e moralmente l'Europa. E poi di nuovo negli anni 60 il boom economico, tutti carini, la maschera ritorna trionfante, tutti a celebrare questo processo progressivo, e chi sono quelli che continuano a gridare? Pochi pazzi, Celan per dirne qualcuno, ma anche Ungaretti, le Apocalissi del 1961 e via così. E oggi è uguale. Noi però questo dobbiamo dire, dobbiamo interrompere questo ciclo che diventa poi sempre più catastrofico. Cioè, noi siamo alle soglie, ragazzi, già siamo entrati in una fase in cui la macchietta si sta trasformando in sgherro, ci stiamo già in tante forme, quindi il nostro lavoro interiore, che come sappiamo è un lavoro anche culturale, deve oggi proprio incentrarsi su questo. Non c'è solo l'ordine della scissione, non c'è solo psichicamente e culturalmente l'alternativa ciclica fra cicli di maschera e cicli di ombra trasgressiva e distruttiva, è tempo di contattare una maggiore profondità, un luogo di rigenerazione nel quale tutte le energie scisse possano trovare un nuovo ordine psicostorico.
alleluia, alleluia, alleluia.